Paolo Stella da Castiglione d'Asti, un giovane produttore, un giovane enologo. Cos'è questo progetto Erpacrife? Ok, allora l'Erpacrife è un marchio registrato alla quale praticamente va ricondotto, è l'acronimo dei quattro nomi propri, Eric, Paolo, Cristian e Federico. Sono gli iniziali che per gioco già ormai 11 anni fa, perché abbiamo fatto la festa giusto 10 anni nel 2010, abbiamo creato questa azienda che va ricondotta sotto questo unico marchio. Questo cosa vuol dire? Prima di tutto è nata per passione, per amicizia, per diciamo, vivere comunque il vino per gioco e per passione. Poi andando avanti negli anni abbiamo detto ma sì, questa passione va concretizzata sotto un unico comune denominatore. Che facciamo spumanti, ma di che genere? Come li facciamo? Allora, spumanti sono nati diciamo, per crescere diciamo, un'ideologia comune che era quello di spumantizzare i vitigni autoctoni piemontesi. E abbiamo fatto nella prima fase della nostra, diciamo, del nostro lavoro uno spumante aromatico da vitigno a bacca bianca, che penso lo spumante diciamo fatto con il vitigno più importante che c'è al mondo aromatico, che è il moscato d'Asti, che è il moscato, e poi lo spumante a base nebbiolo. I due vigneti vengono tuttora affittati nel circondario del, diciamo, di casa nostra, delle Langhe, del Monferrato, e è un'azienda che ormai vive, diciamo una parola grossa, vive con le sue proprie gambe, perché comunque è un gioco del fine settimana, tutti e quattro con un'azienda diciamo in famiglia che fino a giovedì ci tiene occupati. La cosa bella è che tutti e quattro siamo riusciti a stare insieme per tanti anni, comunque lavorare insieme in amicizia e comunque con la passione comune del vino. Allora, vigneti spumanti da vigneti autoctoni, ma c'era già l'Asti con il Moscato e l'Alta Langa. Voi vi state inventando altri vigneti che possono essere utilizzati per produrre spumanti? Ma esattamente, prima di tutto specifico solo una piccola cosa, lo spumante che in questione è uno spumante metilo classico. Quindi non Charmant. Rifermentazione in bottiglia, stiamo parlando sia del vitigno moscato che del vitigno nebbiolo. Giustamente mi hai dubbio colto il flagrante, nel senso che da qualche anno stiamo cercando di studiare altri tipi di spumanti che siano più o meno appetibili col territorio o col consumatore, ma più che altro che siano autoctoni, come unico comune denominatore, a bacca bianca in questo caso. Quindi stiamo facendo una ricerca su quello che sono i vitigni del territorio a bacca bianca e usciremo in questi anni con dei progetti nuovi. Adesso la cosa non posso ancora giustamente svelarla perché non è ancora un prodotto definitivo, non sarà ancora sul mercato, però per ora abbiamo questo moscato e questo nebbiolo che rappresenta la nostra azienda e rappresentano, spero possibile, il territorio vitivinicolo spumantistico. Ecco, ma voi vi siete lanciati quindi nello spumante metodo classico, ma non credi che sia un settore molto selezionato e molto difficile da... Esattamente, è molto difficile come settore, però con l'unica clausola che lavorando con questa diciamo mentalità dal punto di vista più della scelta del vitigno, quindi autoctono, noi siamo convinti che i nostri spumanti possono più o meno piacere, essere più o meno appetibili per il mercato, ma sicuramente sono nostri, sono piemontesi al 100% e di conseguenza possono essere pubblicizzati e all'estero e in Italia con un orgoglio personale comunque territoriale che, su cui nessuno sicuramente potrà. Lo spumante è nato più di 150 anni fa proprio in Piemonte, a Canelli, nelle cantine Gancia. Voi vi rifate a questa tradizione, ma c'è una area a cui fate riferimento? Penso, che ne so, alla Franciacorta, che è una recentissima realtà che ha saputo imporsi in maniera sia della comunicazione che del prodotto. Ma allora, giustamente hai fatto due paragoni, cioè molto importanti, sono due paragoni che sono la e la Z di quello che è la spumantistica italiana, cioè la storia e il moderno. Non dico che il moderno sia sminuito da poca storia e viceversa, noi ci rifacciamo sicuramente a quello che sono stati diciamo, i nostri patriarchi nella spumantizzazione, cerchiamo di studiare a fondo quello che sono state le tecnologie antiche di questo prodotto, perché stiamo parlando comunque del prodotto spumantistico più antico che c'è al mondo, che è la rifermentazione in bottiglia, che è quello con cui normalmente si faceva spumante quando non c'erano tecnologie, che è nata addirittura da uno sbaglio, sapete benissimo la storia dei monaci che poi sono andati in Francia, eccetera.
Quindi se dovessimo rifarci, io e i miei soci, a questa attività spumantistica, ci rifaremmo sicuramente a un'attività spumantistica antica, dove c'è storia, dove c'è la Franciacorta, grande zona che ha saputo nel marketing e nel moderno dare un input sul mercato pazzesco. Noi ci rifacciamo a spumanti che sanno del gusto del territorio, sanno di Nebbiolo, devono sapere di Muscato, devono sapere di questi vitigni che stiamo studiando. Probabilmente non saranno grandissimi champenoise dei primi anni di evoluzione, verranno a esserlo magari maturando in bottiglia, però sicuramente sapranno del vitigno di origine. Comunque, sempre nel solco delle bollicine che in questo momento stanno andando alla grande sul mercato. Certo, sono, diciamo, il prodotto, a mio parere, penso che sia proprio la fetta di mercato, prende una fetta di mercato molto ampia, e penso che lo spumante tuttora, sempre all'insieme della qualità e della particolarità di quello che è, diciamo, il vitigno autoctono, lo spumante buono fatto anche con buonissimi vino chardonnay beccati in Piemonte, penso che il prodotto buono e la qualità buona sia comunque premiata. Adesso è un periodo che tutte le bollicine vengono male, dai prosecchi arrivando, passando per gli chamas fino ai vetri classici. Però se vogliamo continuare a dare un input forte a quello che è il mercato e continuare a non farci a dire la nostra sul mercato delle bollicine nel mondo, grande qualità e nel nostro caso valorizzazione del territorio. Grazie. Ok.